E allora si parte con Veneto Calabria, girare il pallone a destra in direzione Minnella. Prova la conclusione, c'è il vantaggio della Calabria immediato. Tanto pallone dentro, arriva il gol del pareggio, lo firma Lambert Sanchez. Il 2016 aveva fatto parte della spedizione della Juniores, va a Monterosso la bomba, questa volta il pallone colpisce sì la traversa, ma entra in porta per il gol del 2-1 della Calabria. Luca Frustace parte con il destro, la palla viene deviata soltanto da Bigliato e si insacca con Meneghello, palla dentro, buono il passaggio di Youssef per il 3-2, firmato Matteo Maddalosso. Cede il pallone a destra a Maddalosso, Youssef per Vettore, 3-3, pareggia. Mentre seguiamo prima questa azione, Maddalone, ma scusate il numero chiuso. A destra per Martino, in mezzo, trova la zampata, ancora Luca Frustace per il 5-3. Ancora Vettore, buono il pallone dentro da parte di Cerantola, poi la conclusione dalla distanza, arriva il gol di Francesco Lambre che forse mette il sigillo alla qualificazione finale per la Calabria.